perché tu prima anche lì, cioè, rischiando, ma non lo conosci come me, rischiando hai nominato, hai fatto l'innominabile. 4 sillabe, no, non l'innominabile, il più grande calciatore di tutti i tempi, ma insomma una persona di cui non parla molto volentieri, ma per ragioni di opportunità, perché qualunque roba lui dica rimbalza in Argentina, comunque, insomma, lasciamo perdere. Però c'è una cosa invece che secondo me lui racconta volentieri, perché è molto bella e ti dà l'idea di come, io la presento così, poi tu mi correggerai se sbaglio, dà l'idea di come quando si arriva alla base, quando si arriva a cervelli, diciamo, non eccelsi, quando si arriva a doversi rapportare o a dover avere un rapporto comunque con una persona basic, dicono, no? In una certa linea. Beh, bisogna, come dire, beccarli sul loro terreno, solo così li puoi affascinare o stregare o reclamare rispetto, perché non capiscono altro linguaggio, soprattutto se sono bisogna mettersi allo stesso livello. Prova, ci facciamo raccontare di come lui ha, no, io devo dire, ha beccato Maradona. Per eliminare il problema, per me il problema Maradona non esiste, no. È stato un piacere allenare un giocatore, perché voi non vi rendete conto di quello che faceva Maradona in allenamento, lo faceva 10, quello che avete visto lui lo ripeteva 50, e poi non è che fosse uno sfaticato, e alla fine era difficile mandarlo via perché gli piaceva stare in porta, tirare, fare le rovesciate, qualsiasi cosa, e poi preso da solo un bravissimo ragazzo, io ho molto affetto per quello che è in campo, certo che se gli fate parlare di tutto, insomma, lì è un po' la questione diverso. Diventa un po' diversa, però come tutti i miei giocatori, se io mi interessa solo se sta bene lui e la sua famiglia, se sta bene lui e la sua famiglia sono contento, poi può dire, fare e dire quello che vuole, non è che goda delle mie attenzioni, però io ho avuto la fortuna di essere a contatto con un giocatore come lui, come Careca, ne ho avuto tantissimi, Aldair, ma chi più ne ha più ne metto. Ho anche avuto la fortuna di giocare con i più grandi giocatori di quel periodo, che erano equivalenti a Maradona, Sivori, Tafini, sì. Zoff, Amrin, Sormani, Riva, ci ho giocato proprio a stretto contatto di gomito. E devo dire che gente dai piedi buoni. E devo dire che è tutta gente che, oltre in campo, Rivera, no? Tutta gente che sapeva essere protagonisti anche fuori, perché di solito si dice che il fuoriclasse ha le tre qualità indispensabili, qualità fisica, intellettuale e tecnica, no? Poi se fate le classifiche, è logico che Maradona è dentro. Però non bisogna fare le classifiche, quando uno arriva a certi livelli è grande, basta. È come uno che gli piace Mozart, Beethoven. Sei dentro in quel circuito. Ti può piacere dentro in quel circuito. Sì, cioè, piaciamo la musica. E basta, ti piace la musica. E lì non si può fare una classifica. La fortuna è di chi può arrivare, e indubbiamente nel secolo passato pochi calciatori. Il mio punto di vista, se volete il mio punto di vista, ed è il mio punto di vista di quasi tutti, chi ha calcato, come diceva il signor Rocco o Paron, come dice Gigi, è che chi ha sentito l'odore di canfora nello spogliatoio, no? Vuol dire che è stato nello spogliatoio, si è rotto le gambe, non quelli che arrivano, sì, e che parlano. È così, no? È chiaro che ha un metro di parere. Ma quello che si riferisce a Gigi è che c'era una specie di competizione tecnica, e io proprio con l'insegnamento che avevo avuto e tecnicamente ero abbastanza bravino, no? Col palleggiare, quelle robe lì. Devo dire che Maradona faceva delle cose con i piedi e con il piede, praticamente quello che noi a malapena riusciamo a fare con le mani, ma delle cose veramente incredibili. Palleggiare con il tacco, così. Il suo divertimento era spesso prima della partita negli stadi ti portano il cestino con il limone, l'arancio, queste cose qua. E lui, siccome sentiva molto la partita, come Sivori per esempio, Sivori era terribile quando andava nello spogliatoio. Immediato.
perché sentiva la pressione. E c'è un bellissimo aneddoto di Sivori che... Scusa, un bellissimo aneddoto di Sivori casa, che lui... prima di una partita qualsiasi dava di stomaco a secco, no? Faceva delle urla incredibili nel bagno. E un nostro compagno che coi piedi era abbastanza scarso e gli diceva: no, c'ho Cabezón, guarda, anche queste partite così che non servono a niente, senti questa partita, perché magari non si allenava, però come arrivava prima della partita aveva la tensione. E lui gli ha detto: senti, io mi chiamo Sivori e quando esco di lì mi devo comportare da Sivori. Vedi? La diversità. Allora, gli faccio ripetere, gli faccio ripetere un attimo fiato prima che arrivi a Maradona, perché sta passando da Sivori a Maradona, non è che, non è che lo senti a tutti i giorni. No, no, solo per dire, senti questa passione del racconto, no? Io lo trovo fenomenale questo, e stiamo parlando dei due più grandi mancini che noi abbiamo visto giocare in Italia, perché non in assoluto. Non, e non so quando ne vedremo un altro, di quella sì, ma guardate che Sivori... Lui ha giocato con uno e ha allenato l'altro, no? Tanto per... E Maradona invece aveva questa abitudine di palleggiare col limone. Il limone, voi sapete che ha una posizione così, e se non... Ma lui faceva delle robe incredibili. Allora mi ricordo, eravamo a San Siro per stemperare l'ambiente, prima della partita, nello spogliatoio, e dice, comincia a palleggiare, e dice, palleggia... E io che lo punzecchiavo sempre, dico, ma è da circo questo, non puoi farlo, ma non serve a niente. Non è che andiamo da qualche parte, no, cominciamo. Poi non so fare. Lui era molto orgoglioso, ecco, molto orgoglioso, competitivo, proprio una gagna, come si dice in Argentina, una voglia di che gli fa tutto onore. Allora dice, ma facciamo la gara. Vabbè, gli altri componenti della rosa, 3-4 tocchi, poi il limone andava dove, e lui invece la teneva su. Allora comincia pum 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 pum, la tiene su, non so, 50 colpi, 50, ma di solito andava di più, e a un certo punto gli casca, non so, per negligenza, così, tanto per, già dice, questo non lo può tirare. Io, vabbè, dico, prendo sto limone, lo butto e si vede che per fortuna mi è andato al giro giusto, e comincio tuc 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 tuc, e tutti gli altri cominciano 10, 15, 20, vabbè, arrivo alla fine, un colpo in più lo butto via e dico, non sei nessuno, la rabbia. Tutte le partite, prima di cominciare, mi diceva, mister, gara, no, mai più fatto una gara, perché... 2 secondi dopo le avrà fatte 200, ma io mi giravo dall'altra parte, non volevo vedere, già io avevo vinto. Ormai è andato, quello che è stato è stato. È fantastico.